Quando parliamo di riforma protestante, è come l'essere per Aristotele, polla cos legeta. In realtà anche la riforma protestante si dice in tante maniere diverse. Evidentemente il personaggio di Lutero è un personaggio centrale perché, diciamo, anche cronologicamente viene prima, è lui che dà la stura, che dà il là al movimento più generale della riforma. Ma poi la riforma, o meglio i protestanti o le chiese protestanti, si dicono in tante maniere diverse. Oggi ne esistono, esistono tante chiese diverse, da un capo all'altro del mondo. Se andate negli Stati Uniti, di chiese riformate, quindi non cattoliche, che non rispondono più agli ordini di Roma, ne trovate tantissime, dagli anabattisti, luterani, ai calvinisti, e ce ne sono tantissime altre, per capirci. E dobbiamo anche quindi approcciare questo grande personaggio, che è stato questo Giovanni Calvino, svizzero di Ginevra, in particolare, che è una città di lingua francese, che ha una visione, diciamo, per alcuni versi simile a quella di Lutero, quindi andremo a vedere le similitudini dal punto di vista dottrinale, ma anche le differenze. E le differenze sono molto sostanziose, molto significative. Allora, considerate che dietro la visione di Calvino, o grazie alla visione di Calvino, è uno studio che è stato fatto tanti anni fa, più di un secolo fa, e che ha la sua ragion d'essere ancora oggi, quindi abbastanza attuale, per quanto poi è stato in gran parte superato. Ovvero che le origini della mentalità capitalistica, di quella che noi chiamiamo mentalità capitalistica, di cui abbiamo già parlato in qualche maniera, affonderebbero nella visione calvinista. Affermazione che è solo parzialmente vera, perché noi abbiamo già studiato il capitalismo, la mentalità capitalistica, ne abbiamo parlato per esempio a proposito di quelle grandi famiglie, di principi, nonché di imprenditori tipiche dell'umanesimo rinascimento italiano tra 300 e 400, ma ancora prima abbiamo parlato di mentalità protocapitalistica. Ma c'è un'altra visione, quella più tipicamente paperoniana, quella di zio Paperone, no? Di cui vi dicevo in un certo senso. No, di zio Paperone mi sa che parlavo nell'altra classe. Insomma, vi avete presente la visione di zio Paperone, no? Quello che nuota nell'oro, l'oro per l'oro, il denaro per il denaro, la ricchezza come fine ultimo della vita. Quindi quel tipo di capitalismo, detto in maniera molto grossa, per capirci, no? Avrebbe a che fare con la visione calvinista. Poi mi direte che c'entra con la visione calvinista, che è una visione puramente religiosa, o nasce con visione religiosa, adesso lo capiamo. Allora, primo personaggio, questo che precede Calvino, questo Zwingli, vissuto tra 1484 e 1531, e lui introduce, getta, diciamo, i germi della riforma in Svizzera. Radicale critica ai sacramenti, Eucaristia come commemorazione della morte e della risurrezione di Cristo. Allora, qui, anche qui nulla di particolarmente nuovo. Abbiamo visto, per esempio, che Lutero aveva riconosciuto validità solo ai sacramenti della Eucaristia, della comunione e del battesimo. Ma il principio luterano era basato sul principio di sola scrittura, cioè io do valore solo a quei due sacramenti perché solo di questi due sacramenti effettivamente si parla nelle scritture, d'accordo? Però questi sacramenti hanno una loro effettività, una loro efficacia, cioè poi qui i termini sono termini abbastanza complessi, non ve li sto a spiegare, ma insomma nella visione cattolica al momento dell'Eucaristia abbiamo la transustanziazione, si parla di transustanziazione, cioè il pezzo di pane, l'ostia, viene trasformata, cambia proprio natura, cambia proprio sostanza. Transustanziazione, sostanza, vi ricordate? Abbiamo parlato con Aristotele, significa questo. Transustanziare vuol dire cambiare sostanza. Cambiare sostanza vuol dire, per esempio, che l'uovo di gallina, abbiamo parlato di uova ieri, diventa uovo di coccodrillo, cioè dall'uovo di gallina esce un uovo di coccodrillo. Si cambia, ovviamente si tratterebbe di una cosa contro natura, di soprannaturale, di miracoloso per l'appunto. Adesso l'esempio lasciamolo lì da parte, è un esempio di biologia che lascia il tempo che trova. Veniamo al gesto eucaristico, che vuol dire che l'ostia da pane, un pezzo di pane, si cambia sostanza e diventa il corpo di Cristo. Cioè quello che tu ti metti in bocca non è un simbolo, non è una metafora,
è proprio il corpo di Cristo, il pezzo di pane che si è trasformato miracolosamente, per i poteri conferiti da Dio al sacerdote, nel corpo di Cristo. E diversa invece la consustanziazione, in base alla quale, qui siamo a Lutero, quindi lì c'è comunque ancora, continua a esserci efficacia. E allora, le sembianze rimangono quelle del pane, ma questo anche nel mondo cattolico, cioè tu continui, vedi un pezzo di pane, evidentemente non vedi un corpo sanguinante, però quella è la natura di Cristo. Nella visione luterana c'è sia il pane sia il corpo di Cristo, non so se mi spiego. Transustanziazione vuol dire cambiamento radicale della sostanza, consustanziazione vuol dire che le due sostanze coesistono insieme, è pane e corpo di Cristo insieme. Questa è una visione luterana, c'è una bella differenza. Invece nella visione di Zwingli, che poi diventerà la visione calvinista, il sacramento dell'Eucaristia, di cui si parla comunque nelle scritture, che anche per loro hanno un valore assoluto per così dire, ha un valore puramente rammemorativo, commemorativo, cioè un rito, un momento di ricordo, d'accordo? Che poi è il senso ultimo dei riti, qual è? Quello di rappresentare simbolicamente qualche cosa, d'accordo? Non so, come un brindisi, come un momento in cui con gli amici tutti quanti fanno un determinato gesto, un determinato rito, non so se frequentate i Boy Scout, ma comunque tutti noi abbiamo i nostri riti quotidiani, per esempio un rito quotidiano che possiamo tutti quanti sperimentare è che se uno di voi dovesse venire a visitarmi a casa mia, gli dico prego accomodati, ti posso offrire un tè, un caffè, che ne so, ti posso offrire qualcosa, almeno una volta si usava così, d'accordo? Anche quello è un rito. È un rito che cosa simboleggia, anzi che cosa esprime? Esprime l'amicizia, l'affetto, l'ospitalità, che per i greci, per gli antichi, per i romani, per tutti gli esseri umani è qualcosa di sacro. Allora, però vedete, c'è una bella differenza. Lì tu non ti metti in bocca realmente il corpo di Cristo, che questa è considerata una forma di neopaganesimo, stai commemorando con un gesto preso comunque dalla lettera dei Vangeli il ricordo di Cristo. Quindi non è un sacramento inteso propriamente in senso cattolico. Quello luterano un pochino assomiglia, ma è diverso. Quello calvinista è totalmente, tendenzialmente laico. Ecco, andiamo verso una forma di laicità. Prego, dimmi. Cioè, perché sarebbe il neopaganesimo? Non ho capito il passaggio. Sarebbe il neopaganesimo? Beh, sarebbe una forma di neopaganesimo perché, Luca, perché io credo alla natura, alle regole di natura, e credo che la natura abbia delle sue leggi che sono assolutamente inviolabili e sono tali perché Dio le ha stabilite in questa maniera, e quindi non credo alle Madonne che piangono, non credo alle virtù taumaturgiche della reliquia, non credo al potere salvifico delle indulgenze, non credo che il Papa facendo questo gesto mi sconti 100 anni di purgatorio, e non credo nemmeno alle trasformazioni miracolose. Non ho bisogno di credere al fatto che l'ostia diventi il corpo di Cristo. Mi basta Cristo, mi basta la parola di Dio, mi basta il conforto di avere delle indicazioni su come devo vivere la vita in maniera santa e moralmente ineccepibile, eccetera. Poi questi dal punto di vista morale sono rigorosissimi, anzi sono molto peggio dei cattolici. Cioè un calvinista è qualcosa di bestiale per alcuni versi. Però, prego. Dato che la Chiesa primitiva comunque credeva nella transustanziazione, perché esistono pure abbiamo pure i riti, le messe, che sono molto simili comunque alle messe cattoliche ortodosse, e anche negli Atti degli Apostoli c'è scritto, per esempio, erano assidui nel non spezzare il pane, c'è gente che si è fatta pure ammazzare per andare a portare allora, indipendentemente da quello che uno pensi, diciamo, possa arrivare a pensare per logica, comunque, cioè, non penso sia benissimo, perché comunque se anche la Chiesa primitiva credeva questo,
Allora, scusa, Luca, allora tu appartieni sempre al capitolo successivo, ma ci arriviamo, cioè quello della controriforma. Allora, abbi pazienza, non è una mia ipotesi, nel senso io provo a farvi capire con delle parole compatibili a quella forma di pensiero che qual è la prospettiva del calvinismo piuttosto che del luteranismo e così via, che non vuol dire che io sposo questa o quella prospettiva. Il senso della lezione è provare a farvi capire, a volte magari le parole non sono precise al 100%, non posso le righe, però io devo interagire con gente di 16-17 anni che di religione non capisce assolutamente nulla e non ha alcuna nozione di come funzionasse per la Chiesa primitiva. Ecco, capito? Allora, per questo uso magari delle formule. Allora, per loro è una forma, tra virgolette, di neopaganesimo, d'accordo? Poi come la giustificano, evidentemente, se tu hai in mano, tu generico, andando a scavare alle origini, nel cristianesimo, nella tradizione, nei documenti, trovi delle prove tangibili, eccetera, eccetera. Allora, però vedi, questo è interessante perché già il fare questo tipo di operazione comporta a te cattolico, adesso ti usiamo come simbolo della risposta, della controriforma, della risposta cattolica. Vedete, in maniera molto hegeliana, molto dialettica, la Chiesa cattolica a quel punto obtorto collo, con le buone o con le cattive, visto che non aveva fatto con le buone, è costretta a rivisitare, innanzitutto i papi quelli di una volta via, i cardinali con i figli via, i preti ignoranti, i zoticoni via, adesso li formiamo tutti nel collegio, vedremo come reagisce la Chiesa Cattolica, reagisce con un catechismo molto rigido, molto preciso, d'accordo? E reagisce perché deve replicare a questi qua. Con le loro stesse armi reagisce introducendo criteri ermeneutici, filologici, studio delle scritture, analisi, poi che diventerà sempre più scientifica, sempre più precisa, cioè un gesuita è un personaggio che ha una cultura spaventosa al servizio della Chiesa, ma usa gli stessi mezzi di Calvino, di Lutero e di Erasmo. Cioè, a quel punto fa sua la critica filologica, fa sua la critica storica. E questo significa che cosa? Che non tutti i mali vengono per nuocere, oppure da una certa prospettiva sono venuti per nuocere, per così dire. Ma la risposta che dovrà dare la Chiesa Cattolica comporta comunque un'assunzione di responsabilità e un utilizzo di strumenti dal punto di vista strumentale, poi magari i punti d'arrivo sono diversi dal punto di vista dottrinale, però il fatto di andare a indagare i documenti della Chiesa primitiva significa proprio mettersi a studiare, mettersi a leggere, costruire un tipo di sapere che si basa su una ricerca scientifica, filologica, storica, non più semplicemente sull'ipse dixit, l'ha detto lui, lo dice il Papa, punto e basta. E gli altri zitti. Ecco, sono piccoli semi, nel senso che la Chiesa cattolica rimarrà altamente autoritaria, il dogma dell'infallibilità del Papa del 1870, quindi di Pio IX rimarrà anche dopo, per carità. Ecco, però deve affrontare questo pericolo e per affrontare questo pericolo deve unirsi di strumenti. Oggi un sacerdote cattolico è laureato in teologia, ha fatto anni e anni di seminario, ha studiato la prospettiva ermeneutica della Bibbia, quindi non è semplicemente, non è che si beve quello che sta scritto nella Bibbia in maniera letterale, ma è anche in grado di leggerlo e di interpretarlo dal greco piuttosto che dall'ebraico. Cioè la critica filologica diventerà poi uno standard tra 700, 800 e oggi a maggior ragione lo è. Quindi sono personaggi completamente diversi, cambiamento di mentalità. Detto questo, probabilmente hai ragione, ma in questa sede a noi non ci preme dare ragione a una parte piuttosto che all'altra. Considerate che su queste faccende qui, e questo per spezzare un'altra lancia a favore del discorso di Luca, guardate che su queste faccende qui gli europei si sono scannati per secoli, eh? Cioè questa che sta iniziando è un'epoca di lacrime e di sangue, di guerre di religione terribili, in cui cristiani ammazzano altri cristiani, gli uni per la consustanziazione e gli altri per la transustanziazione e gli altri ancora per il rito fine a se stesso. In particolare i calvinisti verranno perseguitati, espulsi da molti paesi europei, alcuni altri paesi rimarranno, poi vediamo la cartina come li distribuisce. Quindi persecuzioni, ammazzamenti e almeno fino al 1648, quindi abbiamo per più di un secolo e mezzo.
con la pace di Vestfalia, con la fine della guerra dei Trent'anni, 30 anni dura questa guerra in pieno 600, ma anche prima, disordini interni all'interno della Francia, tra Ugonotti, che sono i calvinisti francesi, acqua sotto i ponti ne passerà parecchio. Poi attenzione, c'è anche una quarta prospettiva abbastanza importante, che è quella dell'anglicanesimo. Quella dell'anglicanesimo, cioè la Chiesa d'Inghilterra, autocefala, 1534, no, l'atto di supremazia, Supremacy Act, quel Enrico VIII che decide di staccare la Chiesa anglicana, la Chiesa inglese, dalla Chiesa di Roma. Scusate se poco, ancora oggi il re Carlo, oggi c'è il re Carlo, è contemporaneamente re d'Inghilterra e capo della Chiesa anglicana. Tutte queste faccende, tutte queste decisioni però hanno un supporto religioso, hanno a che vedere con la religione, con la dottrina, ma fondamentalmente hanno a che vedere con la politica. Perché tutto questo proliferare di visioni religiose e tutto quello che comportano lo si spiega, e la loro, diciamo, la loro influenza sui fatti storici e così via, lo si spiega in che termini? Lo si spiega nei termini che religione e politica rappresentano un binomio indissolubile. Ora, religione e politica per tanti secoli sono andati più o meno di pari passo, con un braccio di ferro tra l'impero e il papato, bracci di ferro all'interno dei vari paesi, eccetera, dei vari regni, eccetera, eccetera. Adesso, con la frattura della cristianità, i soggetti in campo si moltiplicano, ma la questione politica rimane comunque decisiva. Come esercitare il potere? Questo lo avete capito. Come giustificare l'esercizio del potere? In una maniera piuttosto che nell'altra. E guardate questo punto qui, unione indissolubile di Chiesa e società civile. Vi ricordate Lutero che cosa aveva fatto? Quando i contadini prendono le armi, i cavalieri, la bassa nobiltà tedesca prende le armi, rivolta sociale, civile, motivi economici. E dice, no, attenzione, non avete capito nulla. Il mio messaggio è un messaggio esclusivamente religioso. Date a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare. Il potere ai principi del nord, protestanti, io mi occupo solo di religione. Noi luterani ci occupiamo solo di religione. Quindi un conto è la Chiesa, un conto è lo Stato. Qui invece unione indissolubile di Chiesa e comunità civile, di Chiesa e Stato. Quindi la salvezza dei corpi e la salvezza delle anime sono un fatto unico. E sapete che cosa comporta questo? Comporta che i capi religiosi nella comunità calvinista sono nello stesso tempo capi di Stato, che poi è una delle differenze fondamentali che c'è, per esempio, tra i sunniti e gli sciiti, quelli iraniani, per capirci, quelli della Persia, in cui le supreme autorità religiose sono nello stesso tempo le supreme autorità dello Stato iraniano. Vabbè, ma non vi voglio complicare troppo la vita. Allora, pessimismo antropologico, gli ottimista non ce ne stanno nemmeno uno, ma del resto, viva Dio, il peccato originale, la carne che è debole, i cervi qua che non è chiaro, no? Si può essere ottimisti, Ludovica, dai, non si può essere ottimisti. L'uomo è servo del peccato, la salvezza è un dono divino, e questo l'abbiamo già visto in parte con Lutero, ma qui la situazione si accentua ancora di più. Cioè, tu guardi Sergio e vedi già un'anima dannata, guardi là Eleonora e vedi un'anima dannata, guardi Fernanda, vedi mi guardo allo specchio, vedo un'anima dannata. Cioè, partiamo dal presupposto che siamo tutti fregati, perché siamo peccatori, siamo degli infami, quindi è una visione decisamente negativa. Non è che il cattolicesimo abbia una visione molto positiva, però in gran parte ce l'ha anche positiva, se vogliamo, dipende da come gestiamo il rapporto con, in fin dei conti, l'uomo è stato creato da Dio, sì, macchiato dal peccato originale, questo spiega il male, però insomma, dai, ce la può fare, è dotato anche di una certa moralità, insomma, io posso credere per amore, certo per intercessione di Cristo, ma possiamo credere in Tania, possiamo credere che Tania si salva, dai, lo vogliamo credere, cerchiamo di essere ottimisti. Prof, ma allora più che essere un pessimismo antropologico, quindi è legato all'uomo, c'è un pessimismo teologico, perché se tu sei dannato senza neanche aver fatto null'altro che nascere, vuol dire che il problema non è il tuo, il problema è che dall'alto, allora, antropologico vuol dire antropologico uguale che riguarda l'uomo. Pessimismo
legato alla natura umana. La natura umana è una natura corrotta dalle fondamenta, corrotta da inizio dei tempi. Tu mi potresti dire: ma viva il Dio, anzi abbasso Dio, ma tu caro Dio, perché hai creato l'umanità così infame? Allora, il peccato originale è colpa di Eva e Adamo? Sì, sicuramente è colpa di Eva e Adamo, ma sei tu che hai creato Eva e Adamo, dunque in ultima istanza forse un po' di responsabilità ce l'avresti pure tu, come dovrebbe avercela il buon genitore nei confronti del figlio. Ma poi quelli ti rispondono e ti dicono: beh, ma quel gesto lì è Dio ha concesso all'uomo, all'umanità, Adamo ed Eva, il libero arbitrio, quindi quel gesto lì l'hanno scelto spontaneamente loro, te l'ha concesso perché è cattivo? No, è buono, come un buon padre che concede al figlio o alla figlia un minimo massimo di libertà. Se tu hai la libertà puoi anche fare delle stupidaggini, se ti tengo al guinzaglio non puoi fare delle stupidaggini, dunque in ultima istanza la responsabilità è tua, non di Dio. Come osi dare, ecco questo, ecco, guarda, mettiti da sola le fascine, se accendino te bruci da sola, cioè, ci risparmi anche la fatica, insomma, se no ci sta Luca che lo fa volentieri, no, visto che lui è, vabbè, d'accordo. Allora c'è, è interessantissima, però ecco qui, allora, Dio come ve lo immaginate, buono o cattivo? Ecco, Dio ve lo dovete immaginare in questa maniera. Ammesso che ci sia qualche Dio, che qualcuno sia in grado di immaginarselo, intendo dire. Dio è al di là del bene e del male. Che vuol dire al di là del bene e del male? Vuol dire che se tu fossi Dio, quello che a te piace, quello che tu desideri fare, quello che tu credi giusto fare, è il bene. Quello che tu ritieni ingiusto fare, o cattivo fare, o decidi di non fare, è il male, punto. Chi lo decide cosa è bene e cosa è male? Lo decide lo stesso Dio. Non c'è un bene e un male superiore. E chi può sindacare le scelte di Dio? Tu? Lurida infedele, lurida peccatrice, ma come ti permetti? A parte tu, donna. Ma a maggior ragione, ma anche noi uomini. Nel senso, Dio è sopra il bene e il male. Allora, facciamo un esempio. Che vuol dire essere al di là del bene e del male? Allora, l'ultima prova, quanto hai preso te? 4. No, ma dico per Dio, ti do 4. Allora, se io sono Dio, se fossi Dio arderei il mondo, no? Come diceva Cecco Angiolieri, se io fossi Dio non dovrei rendere ragione del 4, nel senso, perché mi hai messo 4? Perché così ho deciso, e questa è la mia volontà, questo è bene, questo è male. Evidentemente l'insegnante non è Dio, ci mancherebbe altro, è l'ultimo degli infedeli, è l'ultimo dei bastardi, per così dire. Dunque, qual è la logica? La logica è la seguente: ci sono delle regole, ci sono dei criteri, e questi criteri servono a misurare, per metterti in condizione pedagogicamente di capire giustamente come ti stai orientando, se stai facendo bene o male, non in senso morale evidentemente o in senso esistenziale, ma bene o male secondo quello che è il percorso della disciplina, la matematica piuttosto che la storia e così via. Quindi se tu mi chiedi che cosa significa quel 4, dico per dire, io sono tenuto a giustificare, a spiegarti, ed è parte integrante, anzi da maggiore valore, no? Alla valutazione in sé per sé, perché la valutazione non deve essere un nemico o una croce che ti getto sulle spalle, è un modo di comunicare, di capire come stai lavorando e di farti prendere coscienza anche della tua performance. È una questione tutto sommato tecnica, non solo educativa ma anche tecnica, d'accordo? Allora, lì c'è una regola, io questa regola te la posso dire, poi c'è un margine di soggettività, di interpretazione, che in linea di massima, se c'è empatia e c'è un minimo di dialogo, si risolve. Però 4 uguale questo discorso qui, quindi io non è che arbitrariamente ti do 4, ma io ti do 4 applicando quel criterio, quella norma di cui tu sei al corrente o dovresti essere al corrente. D'accordo? Essere al di là del bene e del male vuol dire che la tua volontà è il criterio ed è insindacabile. Ti ho dato 4 e te tieni 4. Mi sono spiegato? Allora, la visione che hanno i calvinisti di Dio è un personaggio trascendente, lontano, Deus absconditus, padre, padrone, onnipotente, insindacabile. E quindi se ti ha dato 4, dico per dire, se ti ha perduto, se ti ha dannato,
hai contribuito tu a farti dannare, ma insomma, non è che puoi chiedere conto a Dio, scusa, e Dio, vieni un attimo qui, mi spieghi perché mi hai dato quattro, perché mi hai dannato, che ti ho fatto di male? Ecco, questo tipo di giustificazione non esiste, questo tipo di... Mentre, non esiste nemmeno per i cattolici in ultima istanza, però già i cattolici hanno un metro un po' più, l'idea, allora hai commesso un peccato, c'hanno i peccati, quelli mortali, i peccati veniali, più gravi, meno gravi, ti confessi, quante volte hai disubbedito a mamma? 10 volte, va bene, allora mi fai 20 Ave Maria, così ti raccomandi alla Madonna, 10 Pater Nostro, e per stavolta stai a posto, così ti lavi il peccato. Una piccola indulgenza fatta casariccia, diciamo così, purché tu ti penta, va da sé. Cioè la logica è, quello è il simbolo esteriore, ci deve stare il pentimento interiore. Dopodiché prendi coscienza, aiuti la vecchina a attraversare la strada, cioè poi l'abbandoni, là viene travolta dalla macchina, vanno come matti, eccetera, eccetera. Poi ti iscrivi ai Boy Scout, fai delle buone azioni, acquisti dei meriti. Alla fine dell'anno dovevi essere rimandata in morale, invece sei, ti salvi e vai in paradiso. Ma ecco, la fine dell'anno è la fine della vita. Quindi i cattolici sono un po' più flessibili, i calvinisti no. E da inizio dell'anno o vieni bocciato o vieni promosso, non lo sai, tu non lo sai. Ovviamente i calvinisti, loro pensano di essere eletti, di essere salvati, perché se riconoscono la parola di Dio automaticamente sono salvati, no? Beh, è capitato di recente, li vedi subito, la classica spiritata, ma visto dall'altra parte della strada, no? Testimone di Geova. Sono una variante, diciamo, la visione è più o meno simile. Hanno in comune con i calvinisti questa cosa degli eletti e dei dannati. Allora, quella viene con gli occhi di fuori, io già conosco gli argomenti, li conosco quando sono giovane, sono fantastici, no? E cioè, lei lo sa che il fine del mondo è vicino. Certo, anzi, mi stavo chiedendo come gli altri non lo sapessero, così la blocchi subito, niente, insiste. Ma lei lo sa come? Come lo so, ho letto, eccetera. Che cosa ha letto? La Bibbia. Ah, lei legge la Bibbia. Certo, leggo la Bibbia, tra le altre cose, leggo anche Platone, Aristotele, però anche la Bibbia. No, quella roba lì non la deve leggere. Cioè, già c'era questa cosa. Insomma, il punto fondamentale è che se quello ti presenta la Bibbia, girano tutti con la Bibbia, avete presente che girano con la Bibbia sotto braccio? Ecco, sono riformati, ecco, tendenzialmente sono evangelici, calvinisti, testimoni di Geova, eccetera, eccetera. Oh, non sto facendo tutto nel buon fascio, poi ci sono delle differenze, evidentemente, per carità. Però l'idea della setta, per cui i salvati e i persi, i salvi e i dannati, se tu credi perché ti inginocchi, sì, hai ragione, è vero, vengo anche io al tempio e sposo la parola di Dio, eccetera, eccetera, allora non è che sei salvo perché fai questo, ma fai questo perché sei salvo, non so se mi spiego, eri predestinato a farlo, gli apri le porte, vedi? E Edoardo era salvo e non lo sapeva. Quando vede la signora con gli occhi di fuori che sta lì, improvvisamente dice: sì, è vero, ecco, sono stato toccato da Dio. Ripeto, era già salvo dalla notte dei tempi, ab origine, era predestinato alla salvezza. Grazie a quel personaggio X scopre a questo punto la sua salvezza, viene fuori. Va bene? Quindi chiusura. Situazione piuttosto settaria per alcuni versi. Poi c'è un'altra analogia con il mondo ebraico, cioè sta gente qui, avete presente Gutenberg, la stampa di cui vi ho parlato? Sta gente qui, che sono quasi tutti nordici rispetto al mondo cattolico, sapete che fa? Legge e scrive, cosa che noi abbiamo disimparato a fare. Noi cattolici ci siamo arrivati dopo, cioè il settarismo dei cattolici risiede proprio nelle lettere, cioè, solo pochi sanno leggere e scrivere, la parola di Dio va interpretata, la maggior parte della gente non c'è bisogno che sappia leggere e scrivere, anzi è meglio che non sappia leggere e scrivere, così la parola di Dio, quello che dice Dio, te la interpreto io, tu sei donna, figuriamoci, sei un essere inferiore, eccetera, eccetera. D'accordo? Quindi è meglio che fai quello che dico io. Sei un po' come un bambino, più o meno stupido. Il bambino lo devo educare nel suo interesse. Calvinista parla con Dio perché legge la parola di Dio. Quindi deve imparare a leggere e scrivere. E anche a leggere bene. Meglio sa leggere, meglio penetra la parola di Dio. Come gli ebrei.
Sapete che gli ebrei, mi diceva un signore incontrato tanto tempo fa, loro sanno leggere anche al contrario, perché abituati, quando c'erano pochi testi, anticamente era così, un ragazzino si metteva da una parte e l'altro ragazzino dall'altra parte, leggevano lo stesso testo, ovviamente uno dei due lo leggeva capovolto e imparava a leggerlo capovolto. Pensate che abilità, infatti la maggior parte dei grandi, la maggior parte, moltissimi grandi o in proporzione moltissimi grandi intellettuali, filosofi, studiosi, scienziati del mondo occidentale sono ebrei, o poi saranno calvinisti, luterani, anche cattolici ben inteso, ecco. Però è una setta, sono molto chiusi, molto rigorosi, I segni degli eletti, quindi la maggior parte sono massa dannata, pochi sono gli eletti. I segni degli eletti sono la fede e la moralità. Capite? È il contrario, cioè nel mondo cattolico tu devi essere morale, devi avere fede per poter ottenere la salvezza. Qui tu hai fede e sei morale perché sei salvo. Non so se mi spiego. È lo stesso rapporto invertito tra proposizione causale e proposizione finale. Non so se mi spiego. D'accordo? Tu sei salvo, anzi qui più che causale o consecutiva. Tu sei salvo, dunque di conseguenza, così che tu manifesti tutti i segni di una persona salva, che sono l'essere moralmente corretto, ineccepibile, anche piuttosto rigido, che vestito, avete sentito quelli vestiti tutti di nero, col colletto bianco, vanno in giro vestiti da civili come se fossero dei preti. Si pretizza, tra virgolette, la società intera, la società civile, tutti rigidi, rigidissimi, questi che vanno col carretto. Avete presente quella setta che sta ancora essere di Yamish, si chiamano? Che vivono, che hanno le treccine messe così, che vivono come nell'Ottocento, che rifiutano la tecnologia, bontà loro, a questo punto inizio a pensare che abbiano ragione loro. Ecco, tutti precisi, ecco, quello stile di vita è il segno del loro essere salvi. Va bene? Quindi molto intransigenti, moralisti se vogliamo, ma è diversa la prospettiva, d'accordo? Quindi tu non fai buone azioni perché ti vuoi salvare al fine di, proposizione finale, tu fai buone azioni perché sei salvo, proposizione consecutiva, mi spiego? Ok, benissimo. A Ginevra si crea a livello municipale una vera e propria teocrazia. Che vuol dire teocrazia? È quello che vi dicevo, no? Gli imam sono nello stesso tempo, come nell'Islam sciita, sono nello stesso tempo capi politici e capi religiosi, che poi è una imitazione in piccolo della versione cattolica. Che cos'è il papato? Una teocrazia. Che vuol dire tecnicamente teocrazia? Che la suprema autorità religiosa è anche la suprema autorità politica, punto. Che prof. l'impero sono uguale. No, l'imperatore non è sacerdote, l'imperatore è laico. Allora, nel mondo cattolico c'è questa dicotomia tra l'imperatore, in teoria la suprema autorità laica, politica laica, e il Papa, la suprema autorità religiosa. Rimane il fatto che all'interno dello Stato Pontificio, nella Chiesa Cattolica, che è uno Stato a sé stante ancora oggi, il Papa sia al contempo capo dello Stato, nonché suprema autorità religiosa. Certo, lo Stato città del Vaticano, la suprema autorità religiosa è il Papa, che altro è? È chiaro? Quindi in piccolo è una teocrazia, piccolo, una volta lo Stato Pontificio era decisamente più vasto. E a Ginevra le autorità cittadine, convertite alla dottrina calvinista, sono nello stesso tempo i capi della comunità religiosa, cioè la comunità religiosa e la comunità civile coincidono. Cioè, guardate che bestiale dal punto di vista politico, no? Nel 1541 Calvino procede alla riorganizzazione religiosa di Ginevra. Questi sono gli ordinamenti ecclesiastici, pastori, dottori, anziani, diaconi a scendere. Loro si chiamano pastori, La suprema autorità è quella del pastore, che non è il sacerdote. Infatti non trasforma, il sacerdote fa i sacramenti, trasforma il pane, il vino, il corpo del sangue di Cristo. I pastori no, i pastori sono delle guide della comunità. La comunità che si presume sia comunità di salvi, di eletti, per così dire. Non hanno poteri taumaturgici particolari, Non hanno poteri, sono come gli altri, semplicemente sono delle guide affidabili.